Durante la conferenza stampa del mese scorso Pier Silvio Berlusconi ha confermato Mirta Merlino alla guida di Pomeriggio 5, ci riteniamo soddisfatti del lavoro che ha fatto in questa stagione televisiva. Ha lavorato tanto e bene, e quindi il prodotto è migliorato. Sul programma noi siamo molto tranquilli e non abbiamo nessun motivo per non confermare Mirta Merlino al timone del programma. Mirta durante l'ultima puntata ha salutato il pubblico con un lungo discorso in cui ha parlato di questa sua nuova avventura fatta di cambiamenti, tenacia e tanto lavoro, ma non ha dato appuntamento a settembre, si è limitata a dire: «Io vi voglio ringraziare a nome di tutti per questo percorso insieme, per l'avventura fatta, vi abbraccio e ci vediamo presto cari amici belli». Proprio questi saluti hanno fatto pensare a qualcuno che la Merlino avrebbe potuto non tornare alla conduzione del programma pomeridiano, ma a quanto pare non sarà così. Pomeriggio 5, l'ipotesi su Serena Bortone e la reazione di Mirta Merlino alla conferma, la versione di oggi. Alberto Dandolo su Oggi ha fatto sapere che la Merlino non avrebbe festeggiato dopo la sua conferma, anche perché la giornalista avrebbe preferito una trasmissione politica settimanale. Pare anche che a Mediaset abbiano pensato a Serena Bortone come sostituta di Mirta, ma che questa ipotesi al momento sia in stand-by. La di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di confermare a Mirta Merlino, l'aveva detto in conferenza e l'ha ribadito. Eppure Mirta non l'avrebbe presa tanto bene. Il suo desiderio, non assecondato dai vertici di Mediaset, era quello di condurre un talk show politico settimanale in prima serata. Ma c'era in ballo un altro nome. Ai piani alti di Cologno Monzese si fa insistente la voce circa l'intenzione di Pier Silvio Berlusconi di arruolare Serena Bortone per la trasmissione pomeridiana, ma i tempi per un trasloco non sono ancora maturi. Mirta Merlino ha portato la sua professionalità nella trasmissione di Canale 5, ma per il tipo di contenitore che è Pomeriggio 5, Serena Bortone a me sembra molto più adeguata. A Oggi è un altro giorno era perfetta, e potrebbe esserlo anche nel programma che è stato per 15 anni della D'Urso.